Buonasera a tutti, ben trovati. Chi ci ha seguito prima e chi invece si è collegato adesso per questa sessione, è l'ultima di una giornata veramente molto lunga, iniziata questa mattina. Abbiamo toccato temi molto diversi, ma anche tutti connessi tra di loro, quindi tecnologia, innovazione, crescita delle città, cambiamento tecnologico, cambiamento nei trasporti, nella mobilità. Abbiamo toccato veramente moltissimi temi, abbiamo anche avuto poco fa una sessione interessantissima sulle prospettive dell'economia e siamo qui adesso a concludere questa interessante galoppata con un ospite di eccezione e do il benvenuto ad Andrea Montanino, che è Chief Economist di Cassa Depositi e Prestiti e Presidente del Fondo Italiano di Investimenti. Buongiorno, dottor Montanino. Voglio ricordare che Andrea Montanino ha moltissime importanti esperienze precedenti. È stato direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, ha avuto posizione di responsabilità al Ministero delle Finanze, è stato direttore del Centro Studi Confindustria. Noi lo abbiamo invitato a darci la sua visione sulle prospettive, le prospettive di crescita. Ci interroghiamo tutti in un momento come questo in cui abbiamo passato una delle peggiori recessioni della storia, quali prospettive abbiamo una volta finita questa crisi pandemica. Ci chiediamo quale sarà il tema, il peso di un elemento che è stato sottolineato anche poco fa, vale a dire questa grande crescita del debito, che in questo momento non avvertiamo in maniera particolare. Naturalmente il debito un po' in tutti i paesi è salito per far fronte alle difficoltà che sono state generate dalla grande crisi pandemica, ma nel momento in cui forse le cose si pareggeranno un pochino più in là, certamente peserà il passare dal 130 al 160% del PIL in pochi mesi. È veramente qualcosa di cui dovremo poi andare a analizzare le conseguenze. Ci chiediamo in che modo potremo avere una nuova ripresa. Siamo coscienti del fatto che abbiamo i tassi di interesse molto bassi, qualche volta addirittura negativi, eppure, come si suol dire, il cavallo non beve. Quindi sono veramente molte le domande che ci facciamo e nessuno meglio di Andrea Montanino credo abbia alcune delle risposte che andiamo cercando. Quindi Andrea Montanino, prego. Grazie Enrico, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Ma diciamo in una fase in cui siamo tutti concentrati giustamente a vedere i dati quotidiani sui contagi, sui tamponi eccetera, a me è piaciuta molto l'idea del festival del futuro, cioè di guardare un po' avanti togliendosi dalla quotidianità, che ovviamente è fondamentale, però diciamo non possiamo limitarci al giorno per giorno. E pensando, come dire, a cosa dire dopo una giornata, anzi due giornate così intense del festival, la domanda che mi sono fatto è: ma come sarà l'Italia, diciamo, da qui a 5 anni, nel 2025, assumendo ovviamente, come dire, di aver risolto l'aspetto sanitario, quindi di avere il vaccino e di aver sconfitto questa pandemia. Io non lo so come sarà l'Italia nel 2025, quello che so è che però dovremo gestire una serie di rischi che si stanno materializzando. L'aumento delle disuguaglianze e le possibili tensioni sociali è uno, la gestione del debito pubblico che tu citavi è il secondo, il fallimento delle imprese più deboli e con conseguenti effetti sulla disoccupazione è il terzo. Poi ovviamente la disoccupazione non fa altro che aumentare le disuguaglianze e pesare ulteriormente sul debito pubblico. Questi sono rischi italiani, ma direi che sono condivisi da tutto il mondo. Se possiamo mettere la prima slide che vi ho mandato, non vi voglio far vedere troppe slide, ma qualche numero, quella successiva, per favore. Ecco qua. Il tema del debito, no, che si citava prima, è un problema italiano, ma non è un problema solo italiano. Guardate, qui ci sono due barre per una serie di paesi. Quella scura mostra il rapporto debito-PIL nel 2007, cioè prima dell'inizio della grande crisi finanziaria. E la barra celeste mostra il rapporto debito-PIL alla fine del 2019, quindi prima di questa crisi. Il messaggio che emerge da questo grafico è che tutti i paesi del mondo, sostanzialmente, con un'unica eccezione rilevante, che è la Germania,
si sono trovati ad affrontare la crisi precedente in condizioni ben peggiori di quelle con cui hanno affrontato la crisi passata. Ovviamente non ho messo la barra di quello che sarà il debito pubblico nel 2020, ma tutti i paesi del mondo avranno 20-30 punti di PIL in più. Quindi un problema italiano non è soltanto un problema italiano. Possiamo togliere questa slide, per favore. L'altro aspetto che sottolineavo è il tema delle disuguaglianze, ma ogni crisi porta a disuguaglianze tra paesi e all'interno dei paesi. Lo si vede bene in questo periodo con la borsa, i mercati di borsa, soprattutto quelli americani, che vanno particolarmente bene e l'economia reale che va particolarmente male. Ma alla borsa accedono i ricchi, non accedono i poveri. Quindi questo è un segno evidente di questa divisione. Tanto per darvi, come dire, un numero un po' aneddotico, secondo me interessante, se pensate che sostanzialmente tra aprile e maggio negli Stati Uniti si sono creati 44 milioni di disoccupati e nello stesso periodo i 5 uomini o donne più ricchi degli Stati Uniti hanno guadagnato 100 miliardi di dollari. Quindi è molto, come dire, aneddotico, ma vi fa capire come le divergenze stanno aumentando. Terzo aspetto, i fallimenti e la disoccupazione, fallimenti alle imprese. Questo è un aspetto direi molto preoccupante. C'è chi ci è già dentro in pieno, gli Stati Uniti, chi ancora forse non troppo, i paesi dell'Unione Europea, speriamo di non esserlo, ma se guardiamo a quello che sta succedendo in America, Standard & Poor's stima più o meno che il 15% delle imprese potrebbe fare default alla fine di quest'anno. Già il 40% delle imprese ha subito un downgrade del proprio rating. Questi sono numeri ben maggiori rispetto a quelli che avevamo visto durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Quindi sappiamo che dovremo affrontare queste sfide, che sono anche sfide globali. Sappiamo anche che l'Italia non potrà tornare a crescere come cresceva prima. Se possiamo mettere la slide successiva, per favore. Qui vedete l'andamento del PIL in miliardi di euro dal 2007. Che cosa mostra questo grafico? Mostra che sostanzialmente non avevamo raggiunto, come ben si sa, il livello del PIL del 2007 all'inizio di questa crisi. La linea tratteggiata blu scura è la recessione del 2020 e il rimbalzo del 2021, così come stimati recentemente dalla Commissione Europea. E poi ci sono tre linee che non sono una previsione, ma sono soltanto, come dire, una rappresentazione di quello che potrebbe essere l'Italia nel futuro. Allora, la linea blu centrale tratteggiata, che chiamo qui baseline, è nient'altro che una proiezione al futuro del tasso di crescita dell'economia italiana, così come era avvenuto negli anni prima della crisi. Cioè, se noi prendiamo il periodo 2013-2019, che è stato un periodo, diciamo, tutto sommato positivo, comunque non negativo per l'economia italiana, e immaginiamo di tornare al business as usual, quindi con gli stessi tassi di prima, ecco che noi recupereremmo il livello di PIL del 2007 probabilmente non prima del 2040. Però tra oggi e il 2040 ci sono 20 anni, in questi 20 anni può succedere di tutto, può succedere un'altra recessione e quindi il rischio vero è che noi sposteremo sempre in avanti il ritorno, semmai lo raggiungeremo, del PIL pre-crisi finanziaria di fine del decennio scorso. C'è uno scenario ancora peggiore, che è la linea rossa, in cui c'è una doppia recessione nel 2022, che non possiamo ancora escludere, 2021-2022, e anche qui poi se si ritorna ai tassi di crescita pre-crisi, vedete come ci si allontana ancora di più e quanto tempo ci vuole a ritornare ai livelli precedenti. Lo scenario della linea verde ci dice nient'altro che se noi fossimo in grado di generare crescita con un tasso pari all'1% l'anno, che è più o meno il doppio di quello che abbiamo avuto tra il 2013 e il 2019, che era più o meno lo 0,5%, in 10 anni recupereremmo il terreno perduto con questa crisi e con la precedente crisi. Quindi è evidente che diciamo, questo è imperativo. Possiamo togliere la slide. Ora, se l'Italia vincerà questa sfida della crescita e se gestirà tutti i rischi che stanno emergendo, dipenderà molto da una serie di fattori, alcuni esogeni,
all'Italia, alcuni endogeni, e diciamo in qualche modo come questi fattori si svilupperanno. Io ripeto, non ho delle risposte, non mi va di fare la lista delle cose da fare, che più o meno lo sappiamo tutte, ma provo a mettere in fila una serie di domande, dalla cui risposta dipenderà, quello che succederà all'Italia e quella che sarà l'Italia fra, 5 anni. La prima domanda sui fattori esterni è se si consolideranno, ingrandendosi ovviamente, le catene regionali del valore. Questo, secondo me, è un elemento essenziale. La globalizzazione, ha avuto un'espansione molto forte fino al 2008. Dal 2008 a questa crisi si è più o meno stabilizzata. Credo che sia abbastanza, semplice prevedere che la globalizzazione, come l'avevamo conosciuta fino alla fine del decennio scorso, è un po' finita, cioè le imprese, si rendono conto che l'incertezza globale è così elevata che avere catene del valore troppo lunghe è troppo rischioso. Quante aziende italiane a febbraio, gennaio-febbraio, quindi prima dell'arrivo della pandemia in Italia, hanno avuto problemi per il blocco della produzione in Cina e quindi non avevano delle componenti essenziali per produrre, i loro beni. E ad esempio, noi sappiamo anche che ci siamo trovati di fronte alla non disponibilità di beni essenziali, come ad esempio le mascherine. All'inizio della pandemia, in Italia, se non ricordo male, c'era un'azienda che produceva mascherine, perché era ovviamente una cosa che si faceva all'estero. Quindi questo è un elemento, questa grande incertezza che potrebbe portarci a ridurre la lunghezza di queste catene. Un altro elemento che voglio mettere sul tavolo a questo proposito è il recentissimo accordo di libero scambio che c'è stato, in Asia tra la Cina, il Giappone, una serie di paesi del sud-est asiatico, l'Australia. Cioè sostanzialmente si è fatto quello che voi ricorderete era il Trans-Pacific Partnership, cioè l'accordo commerciale tra Stati Uniti e una serie di paesi del Pacifico, si è fatto senza gli Stati Uniti, ma si è fatto con la Cina. Ora, allora, questi due elementi, quindi la creazione di un grande accordo di libero scambio nel sud-est asiatico, con al centro la Cina, e dall'altro i rischi di catene molto lunghe, dovrebbe spingere l'Europa a creare delle sue catene regionali ancora più integrate di quelle che abbiamo adesso. Quindi, che cosa significa? Un po' di reshoring da parte delle aziende, nuove regole per creare grandi campioni europei, ma soprattutto dei meccanismi che facilitino delle filiere europee. Cioè, a me non preoccupa che il grande campione europeo di una certa industria, un certo settore, sia in Polonia piuttosto che in un altro paese europeo. Quello che interessa è che la filiera di aziende a monte e a valle che partecipano a quel processo produttivo sia una filiera europea. E a questo punto, ovviamente, le aziende italiane, quindi le nostre piccole e medie imprese, potrebbero avere un ruolo che già hanno molto importante, ma ancora più importante in un ambito un pochino più tutelato, che è il mercato, interno europeo. Mia seconda domanda. La seconda domanda è: ci sarà l'accordo del Recovery Fund? Se ne è parlato, ma sappiamo bene che in questi giorni c'è stato appunto il veto di, Polonia, Ungheria, la Slovenia. In qualche modo si sta accodando, non è detto che quell'accordo tra Parlamento e Commissione europea che era stato raggiunto possa andare avanti. Però dobbiamo considerare che buona parte della spesa per investimenti che, diciamo, i paesi europei, non solo l'Italia, progettano, passano per il Recovery Fund. Quel problema debito pubblico da cui siamo partiti è un problema che ci porteremo avanti per anni, noi e gli altri, e quindi avere delle altre risorse per poter fare investimenti è particolarmente importante. Basta guardare cosa è successo da dopo la fine della crisi precedente ad oggi, almeno in Italia, la spesa per investimenti pubblici è sempre calata in rapporto al PIL, malgrado l'economia andasse bene. Quindi è ovvio che quella è una componente che verrebbe sacrificata se non troviamo altre risorse. Terza domanda. La mia terza domanda è: ci saranno eurobond permanenti? Il Recovery Fund alla fine che cos'è? È la decisione di emettere eurobond, cioè di avere un debito pubblico, comune a livello europeo, garantito dagli stati, dai singoli stati, che possa finanziare una serie di cose. Gli eurobond esistevano già, esistevano in un ammontare molto limitato, cioè la Commissione europea andava sul mercato sostanzialmente per finanziare alcuni programmi di sviluppo, in genere con i paesi
satelliti, alcuni paesi ex Unione Sovietica, quindi erano programmi di aiuti e di cooperazione e si finanziava con Eurobond, ma ovviamente di ammontare piccolissimo. Il Recovery Fund prevede questa grande immissione di titoli sul mercato. La mia domanda è se questa è una one-off oppure diventerà qualcosa di permanente che possa magari in futuro finanziare non tanto e non solo programmi nazionali, ma soprattutto programmi europei. La quarta domanda è che cosa farà la BCE? Qui possiamo mettere la slide che avevo preparato, successiva. Cosa farà la BCE? Beh, guardate, questo grafico direi che è abbastanza eloquente, fa vedere tra i vari programmi quali sono stati gli acquisti di titoli in tutti questi anni. La precedente, per favore. Possiamo mettere la precedente Sì, vabbè, slide? torniamo indietro di una slide, per favore. Grazie. Eccolo. Ma guardate l'ultimo periodo, no? Aprile-ottobre 2020, c'è quel pezzettino che si aggiunge, che è il Pandemic Emergency Purchase Program, che oggi vale, diciamo, un ammontare importante, circa 600 miliardi di euro. Ora, qual è la questione? L'azione della BCE tiene bassi tassi di interesse, tiene gli spread contenuti, garantisce liquidità al sistema bancario per fare prestiti e permette agli stati di indebitarsi. È evidente che noi non possiamo tornare a una normalità, diciamo, pre-2015 in tempi troppo rapidi, anzi, probabilmente dovremo immaginare tempi molto lunghi per l'uscita da una situazione di questo genere. Quindi è importante che la BCE continui per gli anni a venire a sopportare, a supportare i mercati, a supportare in particolare i debiti pubblici. I debiti pubblici nazionali. Possiamo togliere la slide. La mia quinta domanda, che riguarda sempre fattori esterni all'Italia, che cioè noi siamo sempre abituati a guardare le nostre colpe o i nostri meriti, ma molte delle cose che avvengono da noi dipendono anche da fattori esterni. E un altro fattore esterno, che è appunto la mia quinta domanda, è che cosa sarà l'America? Ci sono state le elezioni, meno, come dire, di colpi di mano clamorosi, ci sarà il 20 gennaio. Il nuovo presidente eletto in carica, Joe Biden, e qui ci sono una serie di questioni. La prima questione è se e come verrà gestito il multilateralismo, che è stato abbandonato dall'amministrazione Trump e che invece per noi italiani ha un ruolo molto importante, perché riusciamo ad avere un peso ancora in alcuni consessi multilaterali, le banche, di sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, ma anche lo stesso organizzazione mondiale del commercio. Quindi, se l'amministrazione americana riprenderà una leadership, questo permetterà probabilmente di evitare tensioni tra gli stati e renderà, come dire, il contesto in cui si muove l'economia italiana un contesto più tranquillo. C'è poi il tema del commercio internazionale, cioè se la nuova amministrazione Biden tornerà una certa normalità nel commercio internazionale, io non penso che i rapporti con la Cina ritorneranno, diciamo, normali, ci saranno sempre tensioni, però è chiaro che se noi avessimo dei percorsi più delineati, più chiari, questo faciliterebbe i nostri esportatori e i nostri importatori. E quello che fanno gli Stati Uniti sul commercio internazionale, come abbiamo visto, ha un peso molto rilevante. E poi il terzo elemento è quanto si aprirà il mercato interno americano, che è un mercato ancora in grande sviluppo, dove le aziende italiane sono presenti. Gli Stati Uniti sono il nostro terzo mercato di sbocco dopo Germania e Francia, ma c'è ancora moltissimo spazio da occupare e quindi da lì potrebbe venire, come dire, un'altra spinta alla crescita. Mi fermo con i fattori, diciamo, esogeni e passo a un paio di domande che riguardano noi stessi. La prima è se avremo capacità di spesa del Recovery Fund. Se possiamo mettere la slide successiva. Allora, questo che cos'è? È un grafico abbastanza noto, la capacità di spesa dei fondi europei per paese. È una percentuale tra quanto è stato speso e quanto è stato pianificato. Vedete che l'Italia è al 40%, è, diciamo, abbastanza in fondo nella graduatoria. Quindi, come dire, la capacità di spesa del Recovery Fund è tutta da dimostrare. Se noi applicassimo questo 40% ai 200 miliardi, 200 e passa miliardi di cui si parla, cioè che spetterebbero all'Italia tra prestiti e
e grants, parleremmo di una cifra che è intorno ai 70-80 miliardi, forse, no? Quindi, come dire, vi rendete conto che dobbiamo fare un salto di qualità nella capacità di spesa. Vediamo se ci riusciamo. Ecco, certo che quello che è interessante a questo grafico è che nessuno spende il 100% delle risorse. Quindi, prima di parlare che 200 miliardi di euro andranno all'economia italiana, forse bisognerebbe dire che se siamo bravi come i finlandesi, comunque non spenderemo 200 miliardi, insomma, ne spenderemo 150-160. Se possiamo togliere la slide, quindi la prima domanda è se saremo capaci di spenderli. L'ulteriore domanda, che è la mia settima domanda, è se avremo la capacità di usare questi soldi in modo corretto, cioè facendo riferimento a quelle che sono, come dire, le carenze croniche del paese. Ne cito un paio che sono, secondo me, molto rilevanti. Il primo è la digitalizzazione dell'economia. Secondo l'indice DESI della Commissione Europea siamo agli ultimi posti per skill digitali del capitale umano, siamo terz'ultimi per l'uso di internet, siamo 18esimi su 27 paesi per la digitalizzazione dei servizi pubblici, siamo 21esimi per l'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese. Poiché il Recovery Fund mette molto peso sul tema della digitalizzazione, ecco che le due cose matchano. Cioè, da una parte noi abbiamo delle carenze molto evidenti, dall'altra abbiamo risorse che dovrebbero servire esattamente a quello. Vediamo se riusciremo a mettere insieme le due cose. Un altro esempio è la qualità delle infrastrutture. Il Global Competitiveness Report ci dice che siamo molto indietro sui servizi portuali, sulla qualità delle infrastrutture stradali, sull'affidabilità della rete idrica. Ora, ovviamente, questi sono indicatori che lasciano al tempo che trovano, a me non piacciono mai. Come dire, prendere questi indicatori per il numero che mostrano, ma li dobbiamo usare per le tendenze, cioè per l'ordine di grandezza. L'ordine di grandezza ci dice che sia nel campo infrastrutturale, sia nel campo della digitalizzazione, che ripeto sono due ambiti importanti del Recovery Fund, c'è molto da fare. Ottava e ultima domanda, per capire quest'Italia al 2025. Sapranno le imprese italiane ricapitalizzarsi? Vedete, le imprese italiane sono arrivate a questa crisi ben capitalizzate, molto meglio di come erano arrivate nel 2008, dove la presenza del debito era veramente forte, ovviamente parliamo in media. Ma questa fase, che è una fase fatta di crollo di fatturato, quindi riduzione del ricavi da una parte, garanzie su prestiti di Stato, quindi una necessità di indebitarsi, una necessità e una disponibilità all'indebitamento, le due cose insieme hanno fortemente leverageggiato le imprese italiane e finiranno alla fine del 2020 o a metà 2021 quelle che saranno rimaste in piedi, speriamo molte, fortemente indebitate. E allora qui il rischio vero è che non ci saranno poi le risorse per fare gli investimenti. E quindi queste imprese galleggeranno, ma non riusciranno a fare quel salto necessario. Quindi la ricapitalizzazione è un aspetto fondamentale. Bisognerà utilizzare gli strumenti tipici, che sono anche quelli del private equity, su cui le imprese italiane ancora non sono sempre ben disposte, ma forse è il momento di fare un salto di qualità anche nella testa degli imprenditori e riaprire il loro fatturato. Concludo con tre messaggi, possiamo mettere l'ultima slide, dovrebbe essere. Eccola qua. Diciamo, io vi do tre messaggi a cui associo tre aggettivi. Il terzo messaggio, le riforme strutturali. L'aggettivo è banale dire che dobbiamo fare le riforme strutturali. Lo ricordiamo sempre, sappiamo quali sono. È peraltro un processo, come dire, in divenire. Devo dire, a me non piace neanche la parola strutturale, cioè le riforme sono riforme nel senso che bisogna adattarsi ai tempi, bisogna cambiare quando c'è bisogno di cambiare. Però dobbiamo ricordare questa esigenza. Il primo messaggio, Next Generation EU, di cui vi ho parlato, l'aggettivo è cruciale. Io penso che sia veramente cruciale spendere e spendere bene queste risorse.
diciamo, la dotazione infrastrutturale del paese nei prossimi anni dipenderà inevitabilmente da queste risorse, perché dal bilancio pubblico non si riusciranno a trovare risorse consistenti per fare l'upgrading delle nostre strutture. Il secondo messaggio, lo Stato promotore, l'aggettivo gli do è suggestivo, cioè è un messaggio che in qualche modo prospetta un'idea nuova e spero attraente, cioè di un ruolo nuovo dello Stato che non è più, non sarà più, finita questa fase, erogatore di risorse, perché dovrà gestire questo grande debito pubblico, e potrà essere però promotore di iniziative in cui, con un po' di regolamentazione, un po' di moral suasion, potrà attirare, risorse del risparmio privato verso iniziative di politica economica, cioè iniziative che hanno, come dire, hanno delle esternalità positive molto forti, per cui accanto alla remunerazione del capitale privato si potranno avere dei benefici per la collettività. Avere uno Stato promotore significa però anche pensare, come dire, a un nuovo Stato, a delle nuove competenze, riprendo quello che diceva Andrea Principe alla fine della precedente sessione, cioè delle nuove competenze. Bisognerà veramente pensare a un'amministrazione nuova, diversa, però direi che è l'unica strada se vogliamo, come dire, avere un ruolo importante dal lato, se vogliamo, della cosa pubblica all'interno dell'economia. Io mi fermo qua, sperando di aver preso il tempo giusto, spero anche un po' di meno, Grazie, e vi grazie Andrea, ringrazio. direi assolutamente di sì, ma ti vorrei ringraziare soprattutto non solo per l'assoluta chiarezza dell'esposizione, ma anche perché hai mostrato delle slide alle quali tutti noi possiamo fare riferimento con chiarezza e credo che siano un esempio di come occorre che gli economisti si rivolgano a un pubblico indifferenziato, quale è quello che ci segue al Festival del Futuro, perché abbiamo durante gli ultimi, nelle ultime 24 ore avuto più di 100.000, 120.000 accessi e chiaramente non siamo in un congresso di economia e quindi la chiarezza con la quale tu hai esposto queste prospettive è particolarmente importante e utile. Ti vorrei rivolgere due o tre domande molto veloci, ti chiedo risposte telegrafiche. Allora abbiamo visto che la crescita sarà lenta, sarà più lenta del decennio passato, nei prossimi 10 anni, tagliamo un attimino col coltello, o se non altro nei prossimi 5 rispetto agli ultimi 5, cosa può modificare questo tipo di prospettiva? L'Italia è un paese molto aperto nei confronti dell'estero e tradizionalmente il trascinamento da parte delle altre economie, soprattutto quelle più importanti, Stati Uniti, Cina e ovviamente anche altri paesi, alcuni paesi europei particolarmente importanti, questo secondo te, anche, visto anche che forse la fine dell'era Trump significherà un rilancio dell'apertura del commercio internazionale e via dicendo, questo potrebbe modificare questa prospettiva abbastanza triste che ci dobbiamo vedere davanti. La seconda domanda è quella proprio del peso che in questo quadro, in questo scenario potrà avere il debito pubblico. È vero che tutti i debiti pubblici stanno salendo, è anche vero che diverso è passare dal 30 al 60 o dal 60 al 90 o come nel nostro caso invece passare dal 130 al 160, questo indubbiamente dovrebbe rappresentare un rallentamento, una draga rispetto alle possibilità di crescita futura e anche su questo ti chiedo l'opinione. Il terzo punto, tu l'hai toccato alla fine ed è quello della presenza dello Stato nell'economia, che è un qualche cosa che l'Italia, come altri paesi, ha visto negli anni 50, negli anni 60, 70, è stato. Allora si parlava di dirigismo ed era qualche cosa che ha provocato sicuramente molti danni, che qualche volta noi ci portiamo ancora dietro. Quindi questa presenza dello Stato nell'economia, Stato e mercato, insomma, se ne è parlato per decenni, è un qualche cosa che va valutata per come potrà effettivamente essere realizzata e quale sarà realmente il rapporto tra diciamo, il mondo delle imprese e il mondo invece del sistema. Il sistema pubblico che in qualche modo condizionerà, come tutti ci aspettiamo, i prossimi anni, forse anche i prossimi decenni. Ti chiedo risposte rapide a queste tre domande prima di lasciarti. Grazie. Grazie Enrico. Allora, molto rapido. Sulla prima io userei tre parole: digitalizzazione, semplificazione, internazionalizzazione.
Queste sono insomma le tre parole chiave per crescere di più. La semplificazione aiuterebbe non soltanto le aziende italiane, ma a far vedere che l'Italia è un paese dove si può venire a investire. Perché noi abbiamo bisogno di capitali esteri, perché questi non sono solo soldi, ma sono un segnale di fiducia nel paese. Digitalizzazione e internazionalizzazione è molto chiaro, che cosa significa. Sulla tua seconda questione, il debito pubblico, qua dipenderà ovviamente dai tassi. Se rimarranno bassi, voglio dire, gestiremo questo debito in maniera abbastanza tranquilla. Peraltro l'Italia è uno di quei pochissimi paesi al mondo che ha sempre avuto negli ultimi 25 anni un avanzo primario, quindi ha sempre dimostrato di saper gestire il suo debito. Quindi questo non mi preoccupa. È importante che la BCE continui a fare quello che sta facendo in modo che si possa finanziare questo debito che andrà a scadenza, dovrà essere in qualche modo riemesso a tassi particolarmente bassi. Sul terzo punto, la presenza dello Stato nell'economia, ma secondo me, come dire, siamo a un pendolo della storia, no? Ci sono fasi in cui lo Stato va indietro e delle fasi in cui lo Stato va avanti. Facciamo l'esempio delle compagnie aeree. Dopo la grande crisi finanziaria del 2008-2009, le compagnie aeree nel mondo sostanzialmente si sono privatizzate, no? Pensiamo alle compagnie europee. Oggi si pensa a rinazionalizzarle. Non sto facendo il caso italiano, sto parlando in generale. Quindi dipende dal momento. Quello che è importante, secondo me, è che si riesca a gestire questa come una fase temporanea, cioè una fase in cui gli stati intervengono nell'economia per far fronte a delle emergenze, ma mantenendo la barra dritta, come dire, sulla necessità di un mercato. Insomma, il modello, secondo me, è quello del TARP americano. Obama salva le compagnie, scusate, le case automobilistiche americane, ma appena possibile le rimette sul mercato e peraltro ci guadagna pure qualche soldo. Bene, grazie Andrea Montanino, ci ha dato veramente delle risposte molto molto chiare, anche se evidentemente non abbiamo davanti delle prospettive particolarmente felici, nella crescita economica, e questo avrà riflessi per tutti quanti. D'altra parte stiamo analizzando tutto un insieme di, situazioni e di potenziali crisi, ma anche di potenziali opportunità. Quindi grazie per essere stato con noi, speriamo che, di averti ancora al Festival del Futuro, che non è un evento singolo durante l'anno, ma è un processo che dura tutto l'anno con diversi appuntamenti, sia di tipo digitale sia in presenza. E quindi grazie di nuovo ad Andrea Montanino, grazie per essere stati con noi fino a questo momento. Riprendiamo domani mattina alle 9 con le nuove sessioni del Festival del Futuro. Arrivederci.